Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco del mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? E il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè. Rispose, eccomi. Riprese, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo gli israeliti. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose, io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Parola di Dio. Милосердание и милостив Господин, милосердание и милостив Господин. Благостиляй душо моя Господи. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me, benedico. Santo nome, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Milosrdanie i milostiv Gospodi. Gospodin cini pravedno. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Milosrdanie i milostiv Gospodi. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Al tempo Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Braccio e sestre, ono što povezuje današnje... Fratelli e sorelle, ciò che collega la prima lettura d'oggi, il Vangelo che abbiamo sentito, è l'impegno forte di Dio per i piccoli. Abbiamo sentito nella prima lettura come il popolo di Dio vive nell'umilianza, sono oppressi, e vediamo che Dio non è sordo, sente le loro implorazioni, le loro preghiere. Nella sua parola leggiamo che le implorazioni dei figli di Israele sono arrivate a me. Lui non è sordo alle loro preghiere. Parla a Mosè tramite roveto ardente, chiede a Mosè di togliere i sandali, di essere ancora più piccolo davanti a lui. Vediamo che la forza di Dio si rivela su coloro che hanno pregato e si sono umiliati. Il popolo libera, Dio libera il popolo dalla schiavitù d'Egitto e dimostra la sua forza. E nel Vangelo Gesù loda il suo Padre celeste, Signore del cielo e della terra, perché ha rivelato il suo volto ai piccoli e l'ha nascosto dai sapienti e dai dotti. Se guardiamo bene, dobbiamo comprendere chi sono i piccoli di Gesù. Forse sono ammalati, poveri. Sì, lo sono. Tra loro sono anche pastori sui prati di Betlemme, ma lì sono anche i guariti, lebrosi. Tra i piccoli ci sono zoppi, ai quali ha ridonato la salute, ha ridonato la vista ai ciechi. A tutti loro Dio ha mostrato la sua onnipotenza, che era il segno visibile che con Gesù è iniziata un'era nuova, diversa. Ma bisogna notare anche che non lo sono soltanto loro. I piccoli sono anche gli altri, tutti coloro che si sono umiliati e che hanno accettato il Signore Gesù e la sua parola annunciata. Tra loro è anche Nicodemo, Matteo il pubblicano, Zaccheo, Giuseppe di Arimatea. Gesù non riduce il suo annuncio a nessuno. Lui è venuto a tutti e per tutti, agli ammalati, ai poveri, ai ricchi, a tutti coloro che vogliono vivere. Lui che è via, verità e vita. Fratelli e sorelle, così è tuttora. Dio si offre a tutti. Gesù viene a tutti. E appartenere a Gesù, essere piccolo, essere suo, non significa soltanto essere malato e pregare. Appartenere a Gesù non significa essere soltanto povero e cercarlo. Essere piccolo, prima di tutto, significa essere sincero e reale, stare nella verità. E di fronte alla verità è la sapienza e la saggezza di questo mondo. Gesù qui non pensa alla vera sapienza. Signore Gesù si riferisce a tutti coloro che l'hanno rifiutato, a una sapienza orgogliosa dove non c'è più posto per Gesù. Gesù dava fastidio a loro e dà fastidio a tutt'oggi. Una tale sapienza nella propria essenza è pazzia negli occhi di Dio. È pazzia agli occhi di Dio perché rinuncia alla mano di Dio che salva, che Dio ha donato tramite suo Figlio. Una tale sapienza non conta sul Creatore, ma solo su se stesso. Si riduce alla propria ragione. E il nostro pensiero umano, pensiero superbo, perseguita ciò che è eterno, che sorge in Dio stesso, che non è cambiabile, come non è cambiabile nemmeno la sua natura. Dotti e saggi, sapienti, erano soprattutto i farisei per Gesù. E il cristiano d'oggi può assomigliare a loro in modo di cambiare ciò che Dio dice, cambiare il modo di Gesù con il proprio modo, di cambiare il pensiero di Gesù con il proprio pensiero, la rivelazione divina, cambiare con le invenzioni umane, eccetera.
E quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono enormi. Quando non c'è un comportamento di Mosè come lo aveva Mosè davanti a Dio nel cuore umano, quando si arriva e si avvicina all'Eterno, a ciò che è incambiabile, quando non lo osserva, quando non riconosce Dio, la nave della vita affonda. Fratelli e sorelle, proprio per la mancanza del parere personale, per la mancanza di avvicinarsi a ciò che è divino, tantissimi sono disorientati, consumati, camminano sulle vie di questo mondo senza speranza, non pensano nemmeno al momento della propria morte, non pensano all'eternità che ci aspetta. Così le persone, entrando con la propria volontà nei vari buroni, hanno sete e fame, eppure sono vicini alla sorgente della vita. Senza quest'acqua, come dice Gesù, che scorre a tutti che credono, senza quest'acqua nella nostra nave, nave della nostra vita, entra l'acqua. Quale acqua? Arriva quell'acqua sporca, quell'acqua senza senso. Il peso che ogni personalità umana tira sempre più in fondo. E proprio quel peso arriva dal maligno, che Gesù dice di essere ladrone e assassino fin dall'inizio dei tempi. E questo male ruba la nostra vita, ci toglie ogni potere. E come lo fa? Ci dona un'immagine falsa di noi stessi attraverso la superbia del peccato, senza il timore di Dio. E questo è il ladro più grande: perdere la grazia dell'unzione, la grazia che ci porta alla pace, è l'unico vero comportamento davanti a Dio. Togliere ciò che è vero e donarci ciò che è falso è la forza del peccato, la forza del maligno, essere accecato. Ma nonostante tutto ciò che ci circonda nel mondo d'oggi, nonostante tutte le tempeste che ci sono sull'umanità, nonostante le tempeste nella Chiesa stessa, poco fa Papa Emerito Ratzinger disse: il Signore non ha abbandonato la sua Chiesa, anche se da tempo in tempo la nave della Chiesa è talmente piena d'acqua al punto di affondare, quasi affondare. Quando Gesù parla della conoscenza del suo padre esprime un'unione profonda. Gesù non è egoista per trattenerlo per sé, perché solo lui possa conoscere Dio, solo lui sia eterno, ma lui rivela il Padre a tutti noi, e questo nel Vangelo secondo Giovanni. Soltanto nel Vangelo secondo Giovanni la parola Padre è nominata più di 100 volte. Signore Gesù Cristo desidera attirarci a questa unione con il suo Padre, desidera farlo anche stasera, perché anche noi che ascoltiamo la parola di Dio ci nutriamo con il corpo e con il sangue di Cristo, ancora di più cresciamo nella comunione e nella comunione come i figli nel Figlio. Il vero punto di vista sulle onde della vita è il punto di vista di Gesù, di Mosè. Il Signore Gesù rende lode, gloria al Padre. Lui loda solo Dio. Ringrazia alla bontà di Dio che Padre Eterno ha donato ai figli del Padre. E questa è anche la nostra via personale. Il nostro cammino personale sarebbe riconoscere Dio Dio e riconoscere l'uomo l'uomo, uomo mortale, di cui vita è soltanto un soffio nel campo. Senza questa preghiera e implorazione sincera, Dio non è Dio. Senza implorazione nella preghiera, nel nostro cuore, la persona rimane sapiente e dota, ma non nello spirito di Dio. La persona può rimanere nell'alto, allontanarsi da Dio, camminando nella propria vita al modo proprio, lasciandosi guidare dallo spirito del nostro tempo. Proprio la parola di Dio ci invita di rivolgersi a Dio, e rivolgendosi a Dio
Arriviamo alla sua risposta alle nostre implorazioni, rivolgendosi a Dio, ascoltando la sua voce nella nostra coscienza, nel nostro cuore, nella sua parola che risuona nella sua Chiesa, arriviamo al proprio roveto ardente, al nostro personale roveto ardente in cui Dio ci parla. Ci parla oggi, parla ogni volta quando apriamo la Sacra Scrittura, parla quando lo cerchiamo nel nostro cuore e quando il nostro cuore apriamo davanti a Lui, quando siamo sinceri come Mosè, preghiamo e cerchiamo, chiediamo perché non sappiamo da soli. Quando preghiamo, imploriamo come israeliti quando cercavano la libertà in Egitto, Dio diventa ancora più Dio nella nostra vita quando l'uomo gli dona il proprio dolore, la propria perdizione, i propri limiti, le proprie debolezze, i propri fallimenti e la vita fallita. Appena nel momento in cui l'uomo sta sincero davanti a Dio, Dio, come su Israele e come in tante situazioni nella storia umana, mostrerà la forza della sua mano. Dio con la sua mano la fragilità umana risanerà e guiderà verso la liberazione. Lì è nascosta la chiave nei misteri di Dio. Lì siamo piccoli, siamo su quella via stretta di Gesù alla quale Lui ci invita. Siamo nell'umiltà, ma non umiliati. Siamo nella verità riguardo il proprio peccato, ma mai rifiutati, perché noi stiamo davanti alla verità incarnata, stiamo davanti all'amore eterno, che il suo fuoco scenda nella nostra anima a condizione che l'uomo sia sincero davanti al proprio Dio. Dio mostrerà la luce nelle nostre tenebre, nelle tenebre del nostro mondo. Un tale comportamento sincero dai sapienti e dai doti di questo mondo ci farà scendere tra i piccoli e sinceri, lì dove è il nostro posto vero, autentico, e dove sarà il nostro posto nella nostra eternità personale, ai piedi del suo trono, del suo fuoco che brucia ma non finisce mai. Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre Celeste, ai quali piacciono piccoli e umili tra gli uomini. Mostra, o Padre, la tua gloria ai figli, ai piccoli, umili e modesti, preghiamo. Dona, o Padre, i segni della tua paternità e della tua presenza tra di noi, preghiamo. Ferma, o Padre, la superbia umana e la cattiveria, preghiamo. O Padre, che la paternità umana sia apprezzata, preghiamo. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere e fa che possiamo fidarsi di Te per Cristo nostro Signore. Amen.